Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo qui finalmente in un nuovo video sul mio canale. Mi scuso per la voce nasale, ma ho il raffreddore. Ormai io e il raffreddore abbiamo compiuto tipo 5 mesi di fidanzamento, ma lasciamo stare. Oggi non siamo qui per parlare di questo, ma se avete letto il titolo siamo qui per parlare della cosa bella di fare lo youtuber, ovvero il fatto di avere tantissime cose da rivedere e rivivere le esperienze che abbiamo fatto in passato. Ad esempio, chi fa video di viaggi può riviversi le proprie esperienze di viaggio in modo davvero molto semplice, quante volte vuole, perché alla fine tu vai lì, vai a fare un viaggio, fai un'esperienza, diciamo, registri il video, lo editi, eccetera, ma una volta editato ce l'avrete lì e potrete rivederlo quante volte volete, che siano 10, 20, 30, 100 o 100.000. Quindi è una cosa davvero molto carina. Infatti io, tipo, il video che ho fatto a Barcellona ovviamente non sarà il video più qualitativo del secolo, però non me frega, perché alla fine ho fatto quel video perché mi andava di farlo e perché volevo raccontare comunque quella che è stata la mia esperienza a Barcellona. Ovviamente ci sono diversi modi di raccontare una storia, si può fare anche tramite foto, ma sinceramente preferisco comunque un video, perché il video racconta più di una foto. La foto descrive un momento preciso, mentre comunque un video descrive più di un determinato periodo preciso, quindi che può essere magari un giorno, due, tre e anche magari una settimana o addirittura un mese. Ad esempio, chi fa YouTube da tantissimi anni può andare a vedere i suoi vecchi video e ovviamente vede magari anche il processo di crescita che ha avuto quella determinata persona. Ad esempio, se prendiamo in considerazione magari i mates, giusto per dirvi qualcuno che magari conoscono più persone, ovviamente possiamo andare a vedere come hanno iniziato proprio il loro percorso, ed è questa la cosa bella secondo me di fare contenuti su YouTube o comunque su internet in generale. Anch'io, se vado nei meandri del mio computer o comunque nei meandri di Google Photo che fa backup, vedo ciò che sono riuscita a cambiare di me stessa comunque nel corso degli anni. Ovviamente sarà una piccola parte di quello che è successo, perché ovviamente non è che stiamo tutto il giorno con un telefono, una videocamera a fare cose, però saranno le esperienze più importanti che abbiamo vissuto. Ad esempio, può essere un viaggio, come può essere magari un diploma, può essere una laurea o cose del genere. Quindi appunto, se vloggate le vostre esperienze di vita, avrete lì una memoria salvata, insomma, di tutto quello che è stato il vostro percorso per quanto riguarda esperienze importanti. Infatti credo che la cosa più bella di YouTube, a parte il fatto di avere contatti con tantissime persone che si trovano magari anche all'altro capo del mondo, sia proprio il fatto di poter rivedere ciò che si vuole quando si vuole. Ovviamente ammesso che voi l'abbiate caricato, che voi l'abbiate ripreso. Quindi il buon proposito di quest'anno è quello di fare più vlog in giro, perché è quel modo migliore secondo me per raccontare ciò che mi succede, ma anche per rivivere ciò che mi succede quando magari non mi ricorderò più che cosa ho fatto una determinata volta. Quindi sarà una figata assurda magari venire qui fra 5 anni e vedere che io in quarto superiore avevo fatto un viaggio a Barcellona, per dirvi. Sarà una cosa davvero molto carina da fare, e quindi se non lo fate ancora vi consiglio, anche per magari tenerveli per voi, di fare dei video delle vostre esperienze. Se sapete che dovete fare una cosa importante, riprendete, perché così potrete rivivere le sensazioni e ciò che avete vissuto in quel determinato momento. E niente, questo era un video davvero molto breve, perché volevo dirvi questa cosa, ci tenevo tanto a dirvela, e penso che un video dedicato sia la cosa giusta, perché ovviamente mettendolo in un altro video non sempre sarebbe stata vista, però volevo lanciarvi questo messaggio per dirvi di dare comunque valore ai vostri ricordi, soprattutto se si tratta di esperienze importanti, soprattutto se si tratta di esperienze che potete fare una sola volta nella vita. E niente ragazzi, io spero che questo breve ma intenso video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lascio un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io e la mia felpa di Los Pollos Hermanos vi salutiamo e ci rivediamo in un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!